Angelo Peretti, direttore del Consorzio del Bardolino. Quinta edizione di questa anteprima. Bardolino di ieri lo conosciamo, ma quello di domani come sarà? Il Bardolino di domani sarà un Bardolino che è fedele ai canoni di ieri, cioè ai canoni del territorio e ai canoni delle uve tipiche del territorio, la Corvina Veronese in particolare. Ma sarà un vino che vorrà mettere in luce quello che già nella metà dell'Ottocento era chiarissimo, e cioè che non esiste l'area del Bardolino, ma esistono tre macro aree del Bardolino. Una che è la zona attorno al Bardolino, dove i vini sanno di Lampone e di Cannella. Una che è quella dell'entroterra alle spalle di Bardolino, dove i vini sanno più di Fragola e di Chiodo di Garofano. E una che è la zona a sud, più a sud, quindi più calda del territorio gardesano e dell'area del Bardolino, dove i nostri vini sanno più di ciliegia e di pepe. Alessio Vigagnoli, produttore di Bardolino. Da una vittoria a un concorso di vini de garage a essere qua, presente all'anteprima Bardolino. Con quale vino sei presente e come mai questa etichetta che a me ricordano i Pixel? Sono qui con tre vini, presentare questi tre vini 2012, perché la prima e l'unica annata che ho fino ad ora prodotto. Ho il Bardolino classico, il Bardolino chiaretto fermo e il Bardolino DOC spumante Brut. L'etichetta è frutto di una collaborazione con un amico grafico, abbiamo voluto dare un taglio un po' moderno e d'impatto alla bottiglia, creare un'immagine un po' diversa dalle altre cantine, cercare di staccarsi un attimo, trasmettere un po' anche questa freschezza, questa novità che c'è. Roberto Predomo, cantina Mondator. Una piccola cantina new entry di questo consorzio, new entry all'anteprima, che cosa produciamo? Noi produciamo Bardolino e Bardolino chiaretto. Siamo abbastanza giovani nel consorzio del Bardolino perché è solo 2 anni che abbiamo iniziato a produrre Bardolino. Con Sara della cantina Fratelli Zeni andiamo a conoscere una delle realtà storiche di questo consorzio, vero? Assolutamente sì, infatti la cantina oggi è arrivata alla quinta generazione e l'anno di fondazione è il 1870, quindi veramente una cantina storica, super rappresentativa del territorio. Valentino Lonardi, azienda Costa d'Oro. Suo papà è stato uno dei soci fondatori del consorzio del Bardolino, vero? Sì, è stato uno che ha avuto questa idea di unirsi agli altri per valorizzare il territorio nei primi anni 70. E con questo sistema lui voleva, e adesso vogliamo anche tutti noi, valorizzare il nostro prodotto e farlo conoscere al mondo. Albino Armani, vicepresidente del Consorzio Terra dei Forti, presente oggi qui per promuovere quali tipologie di vitigni? Noi portiamo qui insieme agli amici del Bardolino, l'Enanzio e il Casetta DOC, Terra dei Forti. La comunanza, la sonanza di questi due consorzi è legata a un territorio comune che è quello del Monte Baldo. Noi agiamo in ambiti, diciamo, su due colline, su due versanti diversi dello stesso monte, del Monte Baldo, che consente una buona partecipazione ai vitigni autoctoni e una buona visibilità dei vitigni autoctoni legati appunto ai due versanti, che sono da questa parte la Corvina e dall'altra parte l'Enanzio e Casetta. Andrea Zanfi, scrittore. Ma che cosa fa uno scrittore l'anteprima del Bardolino? Mi fa pensare che Zanfi abbia un'idea sulla Corvina. Beh, è una bella sfida. Sono venuto per la prima volta qui a Bardolino e devo dire perché volevo capire con esattezza come questo vitigno estremamente eclettico riesce a trasformarsi da un vino brioso, giovane, bello e scattante come questo del Bardolino a vini complessi come quelli fino ad arrivare a Ricciotto. Quindi in questo percorso che è di poche decine di chilometri, una differenza così eclatante, dicevo appunto, mi sorprende e volevo vedere se si riusciva a raccontare qualche cosa in maniera un po' particolare.